gli venne incontro un centurione e diceva: Signore, il mio servo è in casa paralizzato e soffre terribilmente. Il Vangelo di Matteo di oggi ci riporta ad uno dei tanti momenti in cui Gesù incontra le persone, le loro storie, le loro sofferenze, le accoglie e supera le aspettative. Il centurione, un personaggio diremmo un po' distante forse, eppure è spinto a mettersi in ricerca di Gesù, per affidarsi a lui, volerlo incontrare e consegnargli la sua preghiera. Prima ancora di essere una richiesta, la sua è una consegna del suo vissuto, un atto di affidamento. E Gesù, senza preconcetti, senza esigere nulla prima, non solo ascolta quell'uomo, ma anticipa anche quanto era nascosto nel racconto e gli dice: «Io verrò e lo guarirò». Ed ecco che il centurione esprime nella sua risposta il non detto e rispondendo a Gesù: «Io non sono degno, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito», manifesta tutta la sua fede che non chiede e non ha bisogno di gesti straordinari o prove, ma si fida completamente della parola di Gesù. È come se gli dicesse: «Non è necessario che io veda, perché so che tu prenderai a cuore la mia preghiera, la sofferenza che ti porto». Gesù ne è ammirato e non può che indicare a chi sta con lui e lo seguiva il vero miracolo. «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». Il miracolo, che non riguarda semplicemente una grazia che Gesù concede, la guarigione del servo, ma il fidarsi di Dio, senza bisogno di segni, con l'intima certezza che il Dio che ci ama, ci ascolta e avrà cura di noi. E prosegue dicendo: «Ora io vi dico che molti verranno e siederanno a mensa, con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Tra i molti che siederanno, potranno trovare posto anche i tanti inattesi, i centurioni, quelli che non pensiamo di poter vedere vicino a Gesù. In questi molti verranno, possiamo rivedere noi stessi, quando ci sentiamo lontani, indegni di avvicinarci a Gesù, ma scopriamo in Lui un dono che vince ogni distanza, che si fa prossimo e con il dono della Sua parola viene ad abitare nei nostri cuori, anche in quelli più lontani, per scoprire che possiamo fidarci di Lui e non sentirci soli».